Allora, siamo in diretta sul battello La Motonave San Pazio Seconda con il presidente, l'avvocato Renato Pozzella, il presidente del consorzio Lago di Bracciano. Abbiamo appena inaugurato il nuovo molo di Bracciano, che è un primo traguardo. Sì, primo traguardo di cui sono orgoglioso e fiero perché comunque è uno dei lavori più imponenti e un investimento economico tra i più rilevanti che è stato fatto negli ultimi anni dal consorzio di Bracciano per la tutela appunto dei moli e degli scali. A Bracciano tenevamo particolarmente perché erano 2 anni che avevamo l'inagibilità e quindi non potevamo imbarcare passeggeri, essendo il punto storico appunto e più noto per il consorzio del lago di Bracciano. Avevamo piacere e siamo contenti che grazie al contributo di Città Metropolitana, che è detentore del 70% del consorzio, siamo riusciti a completare in maniera ottimale, direi, i lavori e a fare veramente un qualcosa di monumentale che resterà nel territorio per anni e Quanto sono costati i lavori? anni. I lavori sono costati, il finanziamento da parte della provincia Città Metropolitana è stato di circa 100.000 euro, che originariamente erano state tutte investite per i lavori. Ovviamente in itinere si sono verificate delle piccole imperfezioni o comunque tratti che non erano stati considerati nella ristrutturazione, che però erano necessari ripristinare. Per cui è stata fatta una piccola variante e per fortuna c'erano dei fondi perché il consorzio è comunque ripeto, una struttura sana e salda, che ha un'attività comunque positiva, per cui con i fondi che avevamo abbiamo fatto un'integrazione di circa 30.000 euro e abbiamo ultimato tutta la passerella, i pilastri e le assi portanti, per un discorso complessivo finale di circa 135.000 euro. Senta, quanto ha influito l'abbassamento del lago sull'attività propria del consorzio? L'abbassamento del lago è stato un colpo durissimo per il consorzio, perché nel 2017 ci ha proprio impedito totalmente la navigazione da tutto il mese di agosto, perché l'abbassamento repentino ci ha lasciato impossibilità di proprio a navigare. L'anno successivo, la stagione 2018, siamo riusciti, investendo denaro, perché abbiamo dovuto fare degli accorgimenti, dovremmo mettere dei pali, delle palizzate esterne per poter consentire alla nave di attraccare sui vali moli. E quindi ha comportato un esborso di soldi che è stato parzialmente reintegrato con la successiva navigazione. Quest'anno per fortuna abbiamo ripreso un'ottima linea turistica e stiamo andando bene. Se continua, purtroppo devo dare il dato, sta continuando a scendere il lago, è normale calo quello fisiologico estivo, ci continuerà un po' a scendere. Però se siamo in quest'ottica chiuderemo la stagione a settembre, ancora in maniera accettabile, poi sperando in ottobre con le piogge e la ripresa naturale. Senta, quando potremo avere un lago, cioè un battello che naviga a idrogeno o con i pannelli solari? Su quello date è inutile che ne dico perché sarebbero lanciate veramente a caso, però ci stiamo organizzando. Abbiamo già preso contatti con società che si occupano appunto di energia pulita, fonti rinnovabili, idrogeno, e stiamo valutando diverse soluzioni da poter adattare al battello. Ovviamente dobbiamo poi pensare che hanno dei costi rilevanti e quindi, essendo il battello non di ultimissima generazione, apportare delle modifiche comporterebbe dare una modifica radicale, per cui servirebbe un investimento ingente e al momento quindi non posso dare dei tempi. Ci stiamo lavorando. Ultima cosa, il progetto di musealizzazione all'aperto per la Villa Romana al chilometro 17, al quale voi state collaborando. Sì, e il progetto sì, abbiamo proprio in questi giorni, stiamo accordando gli ultimi dettagli. Il consorzio partecipa a tutte quelle che sono volentieri, partecipa a tutte quelle che sono le manifestazioni sociali, turistiche, peschive, culturali sul territorio. E quindi sembrava questo un atto doveroso e dovuto al territorio, ossia metterci a disposizione per questo nuovo validissimo ritrovamento a cui l'Università di Siena, che è quella che cura il territorio, si sta occupando e sta appunto riportando alla luce. E noi, nel limite del nostro piccolo, ripeto, perché non abbiamo né possibilità di finanziarli economicamente, ma mettiamo a disposizione quelli che sono i nostri mezzi per poter collaborare e contribuire allo svolgimento dei lavori. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. A posto. Grazie a te.